Ciao a tutti ragazzi dal vostro Ice Freedom e bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, come da titolo, ragazzi, oggi vi porto la video guida al platino di In Rays of the Light. È un giochetto che dura veramente poco, è uscito il 17 marzo al modica cifra di 8 euro. E il gioco è carino e bello, peccato che dura un po' poco. Allora ragazzi, in questa video guida io vi porto la via più semplice per ottenere platino. Lo vedete, il video dura 38 minuti, potete arrivare a platino in quel tempo, però il mio consiglio è di godervelo un po' il gioco e magari fare due run. Nella prima run raccogliete la torcia, tutti i collezionabili, esplorate bene a destra e a sinistra, arrivate alla fine del gioco, boom, poi fate l'altro finale. Riniziate il gioco partendo dal capitolo 1, potete caricare quello, e questa volta però non raccogliete la torcia, non raccogliete i collezionabili, ma andate dritto al sodo a fare solo le cose essenziali per poter proseguire con la storia. Una volta arrivati alla fine farete l'altro finale e a quel punto sbloccherete anche il trofeo Forever e Secret. Forever richiede di stare sempre all'ombra e Secret richiede di guardare il film segreto. Adesso il mio amico Beppe, lui ha detto che la torcia l'ha raccolta ugualmente, l'ha usata, presumo sotto, quando si va nel sotterraneo, nel bunker, e alla fine lui ha preso comunque i due trofei Forever e Secret e ha platinato il gioco. Io la torcia non l'ho presa, ho usato sempre l'accendino in ogni caso e ho preso anch'io il trofeo comunque. Adesso andiamo a vedere in questa mia run, ragazzi, come ho fatto il platino qui. Allora, praticamente avviamo il gioco, ci troviamo qua in questa stanza iniziale. Appena apriamo la porta, lì sulla parete ci dà la possibilità di prendere la torcia. Adesso io non l'ho presa, appunto, sono andato avanti. O entrate qua a prendere il tubo di ferro. Ecco, una piccola cosa che posso dire, un piccolo difetto del gioco è un po' l'input lag su R3, quello che riguarda muovere la visuale. Non è proprio preciso, potrebbe dare un po' di fastidio inizialmente, ma ormai ci farete l'abitudine d'ora dalla fine del gioco. In giro ci sono anche questi quadri qua che non servono per il platino, quindi potete farlo in una run più tranquilla. Qua entrate dove c'è questa porta, la numero 7, buttate di sotto l'armadio, poi lì sotto dovete andare giù a interagire, che c'è la chiave da prendere. Poi andate alla prossima porta, Steward, sfondate. Poi arrivate qua, dove c'è questo armadio, c'è il lucchetto, inserite il codice 047. Il codice, tra l'altro, lo si trova scritto sui quadri che ci sono in giro. E poi bisogna trovare come inserire i numeri esattamente per aprire il lucchetto, comunque 047. Poi andiamo avanti. Scendiamo al piano di sotto, andate giù in fondo alle scale, andate dritti avanti, prendiamo la mappa. Sulla mappa poi sono indicati i vari punti chiave dove troviamo qualcosa di interesse, che però adesso non ci interessa proprio tutto. Poi entrate in questa stanza qua, guardate in mezzo ai due telefoni, ci sono i soldi, prendete, girate lì a sinistra, c'è l'automatico. Voilà, un altro trofeo è nostro.
andiamo avanti. Entrate qua in questa stanza, troviamo il primo collezionabile. Poi vi girate, aprite l'armadietto qua, c'è dietro la chiave da raccogliere. E poi andiamo avanti. Arrivate qua dove ci sono le scale da salire, girate a sinistra. Qui qua c'è la porta con scritto Security. Aprite. E lì sul tavolo trovate l'altro collezionabile. E un altro trofeo. Poi girate nell'armadio, prendete le chiavi. Qua c'è il gioco della gru, che però vediamo più avanti. Usciamo all'esterno, andiamo là dove c'è il bus. Qua graficamente è fatto molto bene il gioco, devo dire che stupenda la grafica. Qua prendete il tubo, aprite la porta. Girata a destra c'è il collezionabile. E poi prendete la tanica di benzina che servirà tra poco. Poi una volta uscito dal bus andiamo a vedere l'armadio che abbiamo buttato di sotto prima per recuperare la chiave. Poi io stavo sbagliando, volevo fare il giro del palazzo addirittura. Subito qua. Voilà, recuperiamo la chiave. Poi da qua andiamo avanti, andiamo a prendere la soda per l'altro trofeo. E la troviamo qua per terra. Qua andate nei sotterranei. Una volta arrivati giù in fondo alle scale andate dritti davanti, sul tavolo troviamo un altro collezionabile. Poi andate qua sull'altro tavolo, c'è l'accendino, recuperatelo, che ci serve per forza l'accendino per andare avanti. Poi visto che avete la tanica di benzina, mettete già dentro la benzina lì. Per far partire il generatore qua ci serve il fusibile, quindi adesso andiamo a recuperare quello. Non lo possiamo fare prima perché ci serve l'accendino per forza. Qua dovete usare l'accendino per bruciare la corda che blocca la porta e via. Poi entrate. Qua sul tavolino a sinistra c'è un collezionabile.
L'orologio serve come codice per sapere quali armadietti aprire, per far aprire l'armadietto giusto dove c'è il fusibile 146 e poi potete aprire la numero 2. Prendete il fusibile e via. Poi ritorniamo là nel bunker, sotterranei. Adesso dobbiamo fare un percorso qua nel sotterraneo. E se prendete la torcia, qua è l'unico posto dove presumo possiate usare la torcia. Io la torcia appunto non l'ho presa, quindi uso l'accendino, che è quasi meglio perché la torcia continua a sfarfallare, fa dar fuori di cervello. L'accendino invece rimane sempre acceso, quindi. Arrivate qua in questo piccolo cesso, c'è l'altro collezionabile, e poi lì sulla lavagna c'è una scritta VO. E adesso dobbiamo completare quella scritta lì prima di poter andare avanti. Quindi uscite da questa stanzina, girate subito a destra. Dovete entrare qui, praticamente fare il giro 3 volte, 2 volte dentro qua. Alla fine della seconda volta ci sarà la scritta completa sulla lavagna. E poi bisogna fare un altro giro per sbloccare il passaggio. Ecco qua, siamo appena usciti. Vediamo che è apparsa un pezzo di più di scritta. Gave you. Poi rientrate ancora qui, fate ancora il giro. Qua, alla fine del secondo giro c'è la scritta completa, Who give you the right? Chi ti ha dato il diritto? E niente, adesso facciamo un terzo giro per sbloccare il passaggio. Entriamo ancora qua, sempre lì, subito a destra. Andate avanti. Il problema qua è che più tempo state qua, in questa zona, e più vi si offusca la vista e più fate fatica a vedere dove siete. Vedete qua, io ho qualche problemino perché appunto per quel fatto lì. Però comunque andate avanti, continuate ad andare avanti, sbattete contro le pareti finché uscite ancora. A un certo punto arrivate qua, vi girate e trovate appunto il passaggio che ci serve per andare avanti. Arrivati in questa stanza, prendiamo un altro trofeo. Ecco, un consiglio che io ho appena fatto è aumentare magari la luminosità del gioco al massimo. Magari può servire leggermente. Andate qua sul tavolo, c'è il collezionabile.
qua parte una cutscene, diciamo, si gira automaticamente il personaggio nella stanza dove siamo appena arrivati. E niente, poi voi vi girate dall'altra parte e andate avanti. Anche qua, se lo fate al primo tentativo, si vede abbastanza bene. Qua dobbiamo entrare dopo in quella porta che si aprirà da sola. Altrimenti più tempo state qui, peggio è, perché vi si offusca di più la vista e diventa un incubo. Ecco, arrivati qua in questa zona, girate, tornate indietro. E adesso dobbiamo entrare lì dove un attimo fa c'era la porta chiusa. Esattamente, era qua. Entrate, andate giù dritti davanti, e lì sul muro c'è collezionabile. Poi da qua tornate indietro, dove siamo entrati qua dalla porta. Porta o cancello che era. Andate a destra, andate giù dritti. Qua non potete sbagliare, a sinistra, a destra. Qua troviamo il nostro amico Teddy. Qua a destra andate là dove lampeggia la luce. Qua a sinistra, lì per terra vedete il foglio di carta. Andate su a destra, sinistra, destra e poi qua a sinistra. Continuate avanti. Guardate lì per terra, c'è l'altro collezionabile. Poi andate avanti in 10 metri, c'è l'altra porta. Cancello con il lucchetto, qua dovete inserire il codice 638. Il codice era scritto nel collezionabile che troviamo qua sotto. Comunque 638. E poi andate avanti. Volate in cima alle scale, interagite col telefono, così prendiamo un altro trofeo. Poi entrate qua in questa stanza, raccogliete il collezionabile. Qua ho messo un attimo in pausa per rimettere la luminosità al massimo e a quanto pare il gioco è andato avanti ugualmente anche se era in pausa, ma va bene così. Andate avanti, rientrate dietro nell'edificio. Le scale girate a sinistra. E questa volta andiamo lì, interagiamo col gioco lì della gru per tirar fuori quell'oggetto che c'è dentro lì. Che è poi il fusibile che ci serve adesso. Voilà, prendiamo e via. Salite le scale, andiamo lì sopra. Stavolta entriamo qua in questa porta, sulla X, c'è scritto Lecture. Entrate, ci troviamo qua in questa sala qui, con il retroproiettore, il cinema che sia. Andate qua, c'è un collezionabile.
andate qua tutto a destra, entriamo nella stanza dove c'è il da mettere il fusibile. Adesso io qua ho tagliato il video dove faccio tutto il coso e vi metto direttamente il finale. Ecco così, mettete in pausa un attimo il video e fate esattamente come vedete lì. Si vedono bene anche i colori, il blu, il rosso. Track, posizionate e via. Andate di sopra e fate partire il filmato. Adesso io il filmato l'ho tagliato dal video, quindi così ve lo guardate voi se volete. Prendiamo anche il trofeo play. Una volta che è finito il video, uscite dalla porta dove siete entrati. Vedete qua, andate a destra, qua andiamo a prendere l'ultimo collezionabile. Arrivati qua, andate a destra. E qua troviamo il collezionabile. Poi tornate indietro, voi girate a destra, andate giù verso la luce. Poi vi ritrovate in questa zona qui. E io, visto che ci avevo già giocato col mio primo account, poi ho fatto un altro test col mio secondo account nel video che vedete adesso, e pensavo che qua mi avrebbe fatto andare avanti e entrare nella luce lì davanti, visto che non ho usato la torcia, e invece no, sono arrivato qua e mi ha portato in aria. E questo è un finale. Есть что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. E qua prendiamo anche il трофео Totelite. Данные истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества. Finché arriva alla fine. Проросшей зеленью. Praticamente è qui. Войной и временем является отпечатком великой эпохи. Эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток, кто, к сожалению, или, может, к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь. Ecco, questa è la scena finale, praticamente. Tra poco arriveranno i titoli di coda. E questo è un finale. Poi ho tasto option, fatto carica gioco,
ho avviato il capitolo 7. Ci troviamo qua nella sala di lettura. Andate là, mettete il fusibile. Fate la sequenza come prima. Se io qua ve la lascio già pronta, fatela così. Mettete un attimo in pausa il video. Tac. Una volta che avete fatto, andiamo avanti. Andiamo di sopra, facciamo partire il filmato. Una volta finito il filmato, andiamo avanti. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Stessa identica. Quello che potete evitare è quello di andare a raccogliere il collezionabile qua, perché tanto l'avete già raccolto, quindi non vi serve più. Potete tirar dritto. Poi sono uscito di qua, appunto, camminato, e questa volta mi ha fatto entrare nella luce lì davanti. Ripartendo semplicemente dal capitolo 7, come avete visto. Non ho avuto bisogno di fare due run complete. Allora qua adesso vediamo il secondo filmato finale. Voilà, quando arrivate qua ci sono i titoli di coda, però lasciateli scorrere ragazzi, non chiudete l'applicazione né niente, perché dovete fare le altre due cose per trofei Forever e Secret. Praticamente già qua in questo filmato ci fa vedere delle cose nuove, come qua ad esempio nella macchinetta della gru. C'è un oggetto da raccogliere, si vede dal simbolo che ho filmato. E niente, una volta finito il filmato qua, appunto, il gioco ci rimette in gioco, ci fa ripartire dalla stanza principale dove eravamo all'inizio del gioco. Qua abbiamo preso il trofeo Forever. E adesso andiamo a recuperare il filmato segreto.
Eccoci qua, eccolo lì, quello che abbiamo visto nel video precedente. Prendiamo e via, andiamo su nella sala della lettura. Ah, ecco, è vero. Piccolo dettaglio, ragazzi, il trofeo di camminare per 5 km. Ecco. Qua io per farlo sono dovuto andare fuori e girare a vuoto così per circa 10 minuti, 12 minuti. E dopodiché ho preso il trofeo. Good of Walking Simulator. Ed è l'unica, se volete fare questo trofeo in una run, e poi ripartire dal capitolo 7 come ho fatto io esattamente. L'unico modo è stare lì a girare a vuoto per una decina di minuti o fino a quando non ottenete il trofeo, perché altrimenti dovete avviare il gioco di nuovo solo per quel trofeo lì. Non è che sia un danno, però comunque se riuscite a farlo tutto in una run è meglio. Andiamo qua, andiamo su dove c'è il proiettore, interagiamo e via. Prendiamo il trofeo Secret e Platino. Voilà. Come avete sentito in questo video, la notifica dei trofei è quella originale, ragazzi, dalla PlayStation 5. Registrato il video con l'Elgato. Se invece quando è arrivata la fine del gioco la prima volta, ragazzi, vi fa fare il finale che avete appena visto, allora è abbastanza che poi andate menu tasto option, avviate il capitolo 7, quando vi ritrovate qua, andate alla zona iniziale del gioco a prendere la torcia. Uscite da qua, andate dentro subito qua a destra. Appunto, andate a prendere la torcia e la accendete un paio di volte. Accendete, spegnete, la tenete accesa. Tornate su nella sala di lettura. E andate avanti fino alla fine. Adesso io qua vi lascio il video completo. Il video è stato fatto in sequenza, dopo che avete visto che ho preso il platino, ho caricato il capitolo 7, sono venuto qua, ho preso la torcia, l'ho accesa, l'ho spenta, non è che ho fatto un video a parte e poi l'ho attaccato assieme a questo. Qua fate sempre la solita e poi quando arrivate alla fine il gioco vi ferma e vi porta in aria. Quindi ripeto, se alla prima volta che arrivate alla fine del gioco vi fa interagire con la luce lì davanti, vi fa entrare e vedete il finale che ho fatto io prima, che poi ho preso il filmato segreto e ho preso il platino, caricate ancora il capitolo 7, andate a prendere la torcia, l'accendete, la spegnete un paio di volte, la tenete sempre accesa, andate avanti, fate come avete visto adesso nel video. E una volta che arrivate qua, il gioco vi porta in aria e fate l'altro finale. È tutto, ragazzi. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Ci sono varie cose diverse per ottenere platino. Appunto, Beppe mi ha detto una cosa, a me è venuta un'altra e quant'altro, quindi ci sono dei modi diversi di prendere quei due trofei, Secret e Forever.
E niente, ragazzi, in descrizione vi lascio il link del canale Twitch del mio amico Beppe. Passate a dargli un'occhiata. E ci sentiamo nel prossimo video. Statemi bene, ragazzi. Alla prossima. Есть что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век, проросшие зеленью, потрепанные войной и временем, являются отпечатком великой эпохи, эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток, кто, к сожалению, или, может, к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь.